Come difendersi dallo stalking, quando e come denunciare la violenza? È stato questo il tema dell'incontro che si è svolto ieri pomeriggio nella sala del Museo Archeologico di Atena Lucana. Ai lavori sono intervenuti il procuratore della Repubblica di Sala Consilina Amato Barile, il capitano della compagnia di Sala Domenico Mastro Giacomo, l'avvocato Michela Patti, presidente dell'associazione Daphne Futura, la sociologa Maria Teresa Capone ed il sindaco di Atena Lucana Sergio Annunziata. Un convegno, quello di ieri, che è servito a far conoscere ai presenti aspetti di un reato che purtroppo in provincia di Salerno sta prendendo sempre più piede. Basti pensare che a circa un anno di distanza dall'entrata in vigore della legge sullo stalking in provincia sono stati aperti circa 90 fascicoli su questo reato e il Vallo di Diano non è un'isola felice, visto che alcuni casi sono stati registrati anche nel nostro comprensorio. Alcuni si sono risolti con una semplice diffida nei confronti di chi aveva messo in atto azioni persecutorie nei confronti della sua vittima. Ci sono stati casi in cui invece chi ha commesso il reato è finito in carcere. Particolarmente interessante è stata la relazione del procuratore Barile, che con un taglio divulgativo ha tracciato la storia della nuova legge e fornito preziosi consigli su come comportarsi se si dovesse essere vittima di stalking.